Alcune cose cambiano. Mi chiamo Nico Gargiulo e faccio video su YouTube. Faccio lo YouTuber. Altri invece restano uguali. Questo è l'anno in cui compio 26 anni, il che vuol dire che ho appena superato il mio primo quarto di secolo. E tempo fa stavo riflettendo su quante cose cambiano in appena 25 anni. Prima di tutto cambia la nostra percezione di tempo. Con la teoria della relatività ristretta, Einstein teorizzò che il tempo non fosse assoluto, ma relativo a due variabili, la velocità e il riferimento spaziale degli osservatori. Parla come mangi, scusa! Per essere ancora più precisi, è la distanza temporale fra due eventi a essere relativa alle variabili appena citate, e questa descrizione non è assolutamente presa da Wikipedia. Forse. Cazzo, 26 anni e non so ancora mentire come si deve. Più passa il tempo e più sento il dovere di fare qualcosa per farlo scivolare via il più lentamente possibile, per adattarmi ai cambiamenti. Avete presente la crisi di mezza età? Ecco, credo seriamente di vivere il mio periodo di crisi ora. La famosa crisi del quarto di secolo. Non è famosa per niente perché l'ho appena inventata, però reggetemi il gioco perché altrimenti non mi torna lo storytelling. E mi sono chiesto, sarò io quello strano o davvero sta cambiando qualcosa? Così, come si gestisce una crisi esistenziale che si rispetti? A chi ti rivolgi? Sì, oltre che ad uno psicologo molto bravo. Non ne avete idea? Io sì. Ti è mai capitata sta cosa? Sai una cosa? No. Sempre bello parlare con te. Grazie mille. Mi dispiace. Forse facevo prima dallo psicologo. Negli ultimi 25 anni sono cambiate un po' di cosine, eh? Ho conosciuto una quantità di persone incredibile, raggiunto obiettivi che non avrei mai immaginato e fatto esperienze che mi porterò dentro per sempre. Ma anche assistito con stupore a eventi assurdi che hanno segnato la vita di tutti. Ho iniziato a produrre video totalmente per cazzeggio in un buco di cameretta e oggi invece... Vabbè, ho aggiunto sta cosa solo per farvi vedere il nuovo studio ristrutturato dove da adesso in poi girerò i nuovi video. Ma anche nel mondo sono cambiate un sacco di cose. Più volte ho riflettuto e ho avuto paura che questo potesse essere il grande cambiamento della mia epoca, come se fosse una sorta di punizione universale per non aver fatto qualcosa di concreto per cancellare gli errori della scorsa generazione. Vi capita mai di pensare di aver superato il punto di non ritorno e che ormai le cose sono cambiate in peggio e non potranno più tornare come prima? Quello che voglio dire è che anche quando passerà tutto e celebreremo il trionfo dell'umanità sull'ennesima pandemia, avremo comunque subito un cambiamento. Quasi non voglio festeggiarli sti 26 anni. Perché dovrei? Me ne sento ancora addosso 24. Chi me li ridà 2 anni di vita? Chi me li ridà i 2 anni di esperienze e viaggi che avrei voluto fare ancora nel fiore degli anni, che a giudicare dalla posizione che tengo sulla scrivania probabilmente saranno gli ultimi in salute? E poi è assurdo quanto cambiamo opinioni su una cosa semplicemente inserendola in un contesto diverso. Tipo, qualche tempo fa ero in live e nelle chiacchiere generali è emersa sta domanda. Ti faresti congelare se avessi la possibilità? No. Bello, bella domanda. Io sì. Io sì. Discorso serio, quasi serio. Se avessi una di quelle malattie incurabili... Lo farei, credo, anche ora. Cioè, se avessi una di quelle malattie che dici, vabbè, magari tra 200 anni ci sarà una cura, beh, ci provi. Se non hai niente da perdere, ormai... Cioè, se ti dicessero, ti restano 30 giorni di vita, 3 settimane faccio, tipo, tutti i sport estremi possibili. Perché io non li faccio perché ho super paura di tutto, dell'altezza, dei ragni, di qualunque cosa. Come ultimo giorno, direi, sai che c'è? Congelato per 1000 anni... Ecco, questo mi ha fatto riflettere. E capire che quando non hai nulla da perdere, si annullano direttamente anche le tue paure. E questo mi ha fatto pensare anche al come è cambiato anche il modo in cui investiamo i nostri soldi. Ho chiesto a un vecchio amico, sicuramente più esperto di me, di dirmi la sua in merito. Di dirmi il suo punto di vista sul come sarà il futuro dei soldi anche. E alcuni lo ricorderanno per il suo esperimento nel portarmi in un format di cucina sul suo canale. Questo nuovo video in cucina vi presento Nicolais! Oh, già hai scritto 40 grammi di latte. Ma il latte non si misura in grammi. Ti devo chiedere, prego, una cosa che tu forse in parte già sai. Sembra un'intervista sulla 7 quando parlo dell'intervista. Ma domanda, ma secondo te quale sarà il cambiamento più importante degli anni 20? Il cambiamento più grande... saranno le cripto. Come lo vedi il mondo in generale? Come lo vedi cambiato tra 10 anni? Io su una Tesla nello spazio. Bellissimo. Elon, per farmi tornare sul tubo mi devi spedire nello spazio con la tua mano.